Carissimi amici del sito cittadinovara.com, ci troviamo oggi qui a Palazzo Cabrino, la sede del Comune di Novara, con il neoeletto sindaco Alessandro Canelli per la seconda volta. Alessandro, allora è stato un plebiscito popolare, ha votato il 53% degli aventi diritto e hai preso il 70%. Sì, diciamo che c'è stato un calo di affluenza dovuta sostanzialmente, secondo me, a due fattori. Il primo è quello che c'è una certa stanchezza da parte delle persone nei confronti della politica in generale, acuito anche dall'ultimo anno e mezzo di pandemia. Le persone sono veramente stanche, sono bombardate di messaggi anche un po' ambigui, quindi forse questo li ha un po' tenuti lontani dalle urne. Nello stesso tempo c'è ancora un po' di paura da parte di molti di volersi, diciamo così, addentrare in luoghi affollati come può essere quella di un seggio elettorale, e quindi, perché ne ho sentiti tanti che mi hanno detto che non andavano a votare per questa ragione, e quindi questo, il combinato disposto di questi due fattori probabilmente ha contribuito a questo calo dell'affluenza, che ormai è un trend a cui stiamo assistendo da moltissimi anni. E per quanto riguarda invece il risultato nostro, sì, siamo ovviamente molto contenti perché è un risultato molto rilevante, perché anche soprattutto per il centrodestra, perché in un contesto dove in tutta Italia il centrodestra ha fatto performance buone su alcune città, però nelle città, diciamo così, più importanti il vento era, diciamo, negativo. E questo risultato è ancora più sorprendente e straordinario, proprio perché arriva con un vento a sfavore, non con un vento a favore, quindi è proprio un risultato locale, tutto locale. Anche perché il PD ha preso intorno ai qualcosa in più di 6.500 voti, più o meno giù di lì, e tu hai preso il candidato del PD, quindi Fonso, invece tu hai preso intorno ai 27-28.000 voti. Insomma, sì, noi come differenza. Coalizione complessivamente, il sindaco ha preso 28.000 preferenze complessive anche con i voti di lista, mentre il PD circa 8.000 complessive. Circa 8.000, ecco. Quindi è un grande risultato. Detto questo risultato ci mette nelle condizioni di avere ancora più responsabilità per i prossimi anni nel governare, nel portare avanti ovviamente tutte le politiche amministrative che abbiamo impostato in questi ultimi 5 anni. Ecco, qui volevo arrivare anche per quello che riguarda il tuo vecchio mandato, insomma, definiamolo, inquadriamolo in questo senso. Cosa sei riuscito a realizzare di quello che, insomma, non di quello che avevi promesso, ma di quello che c'era da fare, e cosa non sei riuscito a realizzare nei 5 anni scorsi? Allora, cominciamo innanzitutto a dire una cosa che molto spesso magari i cittadini si dimenticano. Un sindaco, quindi un amministratore pubblico, deve innanzitutto gestire bene il bilancio, cioè i soldi dei cittadini. Noi nel 2016 ci siamo trovati con un bilancio che era sostanzialmente sotto osservazione e commissariato dalla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti chiedeva al Comune ogni 3 mesi di dirgli cosa stava facendo per cercare di rientrare da un extra disavanzo di 15 milioni di euro che doveva ripianare in 30 anni. Noi quell'extra disavanzo lì l'abbiamo sistemato in 5 anni. Secondo, c'era un debito complessivo del Comune intorno ai 55 milioni di euro, quest'anno il debito complessivo è di 40 milioni di euro, vuol dire che sulla testa di ogni cittadino, invece di avere 550 euro, diciamo, di debito, adesso ce ne sono soltanto 400, quindi abbiamo ridotto il debito del Comune, aumentando comunque considerevolmente gli investimenti. Perché noi siamo passati solo sui lavori pubblici in generale a fare in 5 anni 71 milioni di euro di investimenti contro i 30 milioni che sono stati fatti nei 5 anni precedenti. Quindi come abbiamo fatto? Non abbiamo fatto più molti mutui come in passato, ma abbiamo cercato risorse dai ministeri, dalla regione, dall'Europa, e questo ci ha consentito di aumentare gli investimenti e di ridurre il debito. In più, 5 anni fa si pagavano i fornitori oltre 60 giorni, oggi nel Comune di Novara i fornitori vengono pagati prima di 20 giorni, cioè non arrivi neanche al 20° giorno, in media è già pagato il fornitore.
Quindi vuol dire che c'è una dinamica finanziaria molto buona. In più, 5 anni fa c'era un utilizzo dell'avanzo, della tesoreria, quindi del fido di cassa che il comune ha con la tesoreria, praticamente stabile tutto l'anno, cioè per 340-350 giorni con una media di 7-8 milioni. Questo rendeva questo utilizzo della tesoreria strutturale. Ora, noi lo abbiamo eliminato da 2 anni e mezzo, quindi noi non usiamo fido da 2 anni e mezzo a questa parte. Questo significa che dal punto di vista economico-finanziario siamo molto equilibrati. Quindi abbiamo un bilancio molto buono. Questa è la prima cosa. Se hai un bilancio molto buono, puoi fare anche molte più cose, le puoi fare meglio. A parte gli investimenti di cui ho già parlato, che si sono concentrati sul rilancio delle manutenzioni. Diciamo che fino al 2016 le manutenzioni erano state molto abbandonate, sto parlando di strade, marciapiedi, potature degli alberi, verde, giardini, giochi nei parchi, sì. Sicurezza nelle scuole, amianto, sono tutte cose che richiedono molti investimenti. Ecco, noi abbiamo ricominciato a farli in maniera strutturata, in maniera programmata. E non è che abbiamo già fatto tutto, perché c'è ancora molto da fare, non è che abbiamo asfaltato tutte le strade, marciapiedi alla città. Però avete avviato il percorso. Abbiamo avviato il percorso e ogni anno mettiamo circa 2 milioni di euro per strade e marciapiedi. Abbiamo per esempio rifatto tutti i sistemi antincendio, anzi li abbiamo fatti perché mancavano, che è una cosa aberrante, tutti i sistemi antincendio negli asili. Adesso stiamo passando anche alle scuole primarie, perché sono quelle sotto la diretta competenza del comune. Noi abbiamo le scuole asili, elementari e medie, io le chiamo ancora così, sì. Le superiori sono della provincia. Abbiamo ricominciato a potare gli alberi, li abbiamo già potati tutti? No, ce ne sono ancora tantissimi da potare, ma intanto abbiamo ricominciato a farli. I ponti e i cavalcavie erano senza manutenzione da decine di anni, noi adesso abbiamo un software che ci dice ogni anno quanti soldi dobbiamo mettere per fare la manutenzione ordinaria di ponti e cavalcavia, in modo tale che non possa accadere ciò che ogni tanto purtroppo in Italia accade, che crolla qualche ponte o qualche cavalcavia. Che addirittura sembrerebbero cose straordinarie nel mondo di oggi, ma dovrebbero essere la normalità, come sì, una volta. Però abbiamo vissuto negli scorsi anni un contesto di grande contrazione di risorse pubbliche che andavano in comuni, quindi i comuni si sono trovati in forte difficoltà. Ora, a questa difficoltà tu reagisci in due modi, attraverso ovviamente una gestione del bilancio oculata e attraverso ovviamente anche un po' di creatività, andando a cercare i soldi come abbiamo fatto noi, anche su altre fonti di finanziamento. Questo ci ha consentito di riavviare quindi tutta la dinamica delle manutenzioni, bilancio a posto, manutenzioni ripartite. Terzo aspetto sul quale ci siamo concentrati e sul quale continueremo a concentrarci è la visione e il progetto di sviluppo della città, perché la città ha bisogno di essere molto più attrattiva sotto il profilo degli investimenti delle aziende che vengono a installarsi qua con i loro stabilimenti per poter dare a lavorare ai cittadini novaresi e non, perché non è che noi lo facciamo solo per i cittadini novaresi, auspicabilmente noi speriamo che arrivi qualcuno qua, venga assunto e si stabilisca a Novara per aumentare il numero di cittadini. Quindi questo è l'altro progetto sul quale stiamo lavorando, oltre a quelli della riqualificazione. Questo è interessante, questo ultimo aspetto. Amazon per esempio è già arrivata. Già partita. Allora, io non è che sono un fan di Amazon, io personalmente penso di aver comprato soltanto un oggetto da Amazon in 6 anni, 7 anni, ok? Quindi non sono un frequentatore del sito di Amazon, preferisco comprare cose che vedo e che tocco. Però Amazon, se non lo faceva qui lo stabilimento, l'avrebbe fatto magari a 50 km di distanza e dava da lavorare a 50 km di distanza. Io preferisco che dia da lavorare qua, da noi, perché qui da noi, se mi assume 1000 persone, magari queste 1000 persone con i soldi in tasca vanno in giro, ristrutturano la casa, fanno un mutuo, spendono nei negozi, creano un indotto economico virtuoso e positivo. In più siamo partiti con tutti i progetti che da tantissimi anni, almeno 20 e 25, la città aspettava di riqualificazione urbanistica, e sto parlando di Casa Bossi, dell'ex macello, del centro sociale, del parcheggio sotterraneo, della pedonalizzazione di Piazza Martiri. Allora io
non posso dire che li ho già fatti perché ancora non sono stati realizzati, ma tutto l'iter burocratico e amministrativo che dura anni per poterli fare, noi l'abbiamo già terminato su tutti questi progetti qua. Quindi vuol dire che da qui ai prossimi mesi partiranno praticamente i lavori su più fronti. Partiranno i lavori su più fronti. E quindi abbiamo già impostato il lavoro per i prossimi anni. Le riqualificazioni urbanistiche sono importanti per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché ti recuperano magari degli spazi urbani abbandonati. Pensiamo al centro sociale, pensiamo a Casa Bossi, pensiamo all'area dell'ex macello. In secondo luogo perché ovviamente creano anche questi lavoro ed economia sul territorio. Insomma, adesso le cose da fare sono portare avanti questa visione di sviluppo della città, all'interno della quale c'è anche il ruolo fondamentale e centrale dell'università. Infatti molti dei progetti che abbiamo avviato prevedono una riqualificazione di aree per poter installare studentati. In più stiamo continuando a presentare progetti che hanno già ottenuto il finanziamento per le periferie. Abbiamo fatto il parco delle periferie dei Giardini Boroli a Sant'Andrea, in via delle Rosette. Abbiamo fatto il parco delle Ferrovie Nord, sempre a Sant'Andrea. Adesso andiamo a riqualificare tutto l'ex villaggio TAV, dove verrà un piccolo quartiere residenziale. Abbiamo già ottenuto i finanziamenti per fare Cascina Cascinetta, riqualificare immobili a Santa Gabbia. Stanno già realizzando nuove edilizia residenziale pubblica in via Sforzesca, nelle ex aree comunali che abbiamo riqualificato. Capite quanti investimenti si attivano? Ce n'è da fare. Una segnalazione che mi continua a pervenire da 5 anni è il discorso case popolari. Molte case popolari che hanno bisogno di manutenzione, persone che lamentano umidità, infiltrazioni d'acqua. Lì ci avete già pensato? Pensate di farlo a breve? Diamo una risposta magari? No, una risposta bisogna anche... Allora, le case popolari sono di proprietà di ATC. ATC è di proprietà della regione. Cioè io non posso mettere soldi del comune dentro le case della regione, perché non mi è consentito. Quindi questo specifichiamolo. Perché molte volte questa roba non si capisce. Io posso mettere soldi del comune dentro le case del comune. Su 2000 case popolari che ci sono a Novara, ce ne sono 300 del comune. Tutto il resto, 1700, sono della regione. Okay? Ok? Io ogni anno come comune ad ATC do 200.000, che è l'amministratore del grande condominio case popolari, gli do 200.000 euro anche per fare le manutenzioni nelle mie case. Ogni anno glieli do, sono loro che le devono fare però i lavori. Noi li sollecitiamo, li pungoliamo, però sono loro che hanno la responsabilità di farle, ok? La nostra responsabilità è fare da sindacato del cittadino che ha bisogno di vedere gli interventi, di intervenire eventualmente anche con case di emergenza, perché ne abbiamo una piccola quota, laddove ci sono situazioni particolari che però sono regolamentate. Ok. Perfetto. Facciamo chiarezza appunto su questo aspetto. Non è che arriva qui uno e mi dice voglio cambiare casa e io discrezionalmente lo prendo e lo sposto di casa, perché compirei un reato. Esatto, perché ci sono delle procedure precise, certo, al fine. E se no ognuno fa quello che vuole. Certo. Ok. Allora, sulle case popolari quindi c'è ancora molto tempo. Qual è la responsabilità del comune, di un'amministrazione comunale? È quella di trovare le risorse, così come ho appena detto stiamo facendo, per realizzare nuove case popolari, cioè un nuovo concetto di edilizia residenziale pubblica che superi quel concetto legato agli anni 70 dei casermoni ghetto e che vada a realizzare case, magari palazzini di 2 o 3 piani, di piccole dimensioni, poco energivore, per poterle rimettere a disposizione delle persone bisognose. Ma è un lavoro che durerà un po' di anni, questo qui, non è che lo fai in 2 giorni. Ci vuole programmazione, realizzazione, poi assegnazioni in base a calatorie. E poi anche capacità di ottenere risorse per fare le case, perché non è che costano 2 lire, no? Certo. Bene, Alessandro, andiamo un attimino avanti sulla nostra chiacchierata. Quindi allora, quello che c'è in parte da fare per i prossimi 5 anni me l'hai già detto. Cioè continuare questi lavori qui. C'è qualcosa di nuovo in cantiere, oltre a quello che mi hai detto, per i prossimi 5 anni? Sì, sì. Noi abbiamo sicuramente da avviare, così come abbiamo fatto per le scuole, così come abbiamo fatto per i contenitori culturali, anche tutta una serie di interventi di riqualificazione dell'impiantistica sportiva della città. Sto parlando non soltanto dei grandi impianti
che devono essere manutenuti, quindi lo Sporting piuttosto che il Pala, che tra l'altro Pala dal Lago, alcune cose le abbiamo già fatte, ma devono essere fatte di più. Il Pala dal Lago, Pala Verdi, il campo d'atletica, il Pala Verdi. Sto parlando anche delle palestre delle scuole che sono molto utilizzate dall'associazionismo sportivo novarese. Quindi quella lì è una delle priorità. La seconda priorità è sui temi ambientali, perché con i progetti che abbiamo presentato per il Recovery Plan, quindi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi abbiamo presentato tanti progetti che vanno nella direzione di ottenere investimenti per avviare lavori sul tema ambientale. Quali soprattutto? Le forestazioni urbane. Già noi abbiamo iniziato a investire tanti soldi per piantare nuovi alberi sulla città. Certe volte li dobbiamo tagliare anche gli alberi, ma non è che ci alziamo la mattina e diciamo ciao, cosa faccio stamattina, vado a tagliare un albero perché non so cosa fare. No, se li tagliamo è perché ci sono delle relazioni da parte di esperti, agronomi incaricati, che ci dicono se non tagli quell'albero rischi che ti cada in testa qualcuno, e quindi siamo costretti a farlo perché abbiamo delle relazioni, perché se poi cade veramente in testa a qualcuno ci dicono ma scusa, noi te l'avevamo detto, e poi vi vengono a prendere. E quanto conta il rapporto tra un taglio di un albero con noi di solito tagliamo un albero e ne mettete qua, cioè, okay. Quest'anno abbiamo ma all'inizio del mandato noi avevamo come patrimonio di arboreo della città circa 15.800 alberi, ok? Oggi, dopo 5 anni, ne abbiamo più di 30.000. Ok? Un bel investimento. Allora, non è che sono tutti in città alberi alti, perché non è che puoi piantare tutti alberi di 6 metri, no? Allora, abbiamo cominciato a piantare in zone periurbane, ma anche in zone urbane li piantiamo alti 2 metri. Sono ancora alberelli, fra 10-15 anni cominceranno a diventare degli alberoni. Sai, scusami perché mi scappa da ridere, perché pensavo di venire qui oggi e trovare un sindaco stanco, un sindaco che comunque ha dato e che avrebbe bisogno di ricaricarsi ma ti trovo più un vulcano più carico di 5 anni fa. Ti spiego degli alberi. Allora, la gran parte di questi alberi arrivano dalle compensazioni edilizie, cioè chi fa una casa nuova, chi fa installa per esempio uno stabilimento, ci deve dare delle compensazioni ambientali e quindi ci pianta alberi. Sono alberi ancora piccolini, ma che nei prossimi anni cresceranno. Se non avessimo piantato gli alberi piccolini, sicuramente nei prossimi anni non ci saranno gli alberi più grandi. In più ci siamo comprati un bosco, perché c'era un privato che aveva piantato non so più quante, mi sembra 3-4.000 piante, ok, per far legna. E poteva tagliarli, cioè la legge gli consentiva di tagliarli. Ci siamo messi d'accordo con questa persona e gli abbiamo detto: ascolta, invece che tagliare tutti questi alberi per far legna per venderla, ti compriamo il bosco. Gli abbiamo comprato il bosco e adesso quel bosco è ancora lì. E abbiamo salvato circa 3.000-4.000 alberi. Okay? Insomma, quindi un impegno sul verde pubblico. Dovrà essere moltiplicato, perché la mia idea è quella di forestare il più possibile la città. Invece gli asfalti, per quanto riguarda gli asfalti, ancora abbiamo dei nostalgici che mi chiedono il discorso delle strisce blu, dei parcheggi a pagamento, al quale noi abbiamo cercato di elargire, dare un po' di spiegazioni in base a quello che noi ci ricordiamo della normativa. Vuoi spiegare ancora tu come funziona quel discorso delle strisce blu che sono state installate in precedenza? Sì, poi dopo le strisce blu ti spiego l'altra cosa grande che dobbiamo fare, che dobbiamo affrontare, che è in parte legata anche ai parcheggi. Allora, le strisce blu noi abbiamo tolto quello che potevamo togliere sulla base del contratto che era stato stipulato a suo tempo, quando ancora non c'eravamo noi, quindi abbiamo tolto in alcune zone, nella zona di Porta Mortara, nella zona dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo tolto un po' di strisce blu per andare a favorire un po', soprattutto nella zona dell'Agenzia delle Entrate, coloro i quali devono prendere il treno, e così hanno la possibilità di mettere giù la macchina senza pagare niente e andare in stazione e poi andare a lavorare a Milano. Però la società che ha vinto il bando, che era stato fatto dalla precedente amministrazione per la gestione delle strisce blu, era formata da un privato e dalla nostra SUN. Cioè, se io tiro via tutte le strisce blu, questa società che ha fatto gli investimenti non ha più i soldi per poter ripagare gli investimenti, quindi va a carte 48 la società e ci rimane immischiata anche la società del comune, cosa che non possiamo permetterci. Allora abbiamo deciso di
innanzitutto salvaguardare l'aspetto economico finanziario, quindi il piano economico finanziario, dare mandato alla SUN di vendere le sue quote, perché secondo noi la SUN non deve prendersi il rischio imprenditoriale delle strisce blu, e siamo andati sulla linea decisa di rendere e mantenere gratuito il parcheggio per tutti coloro i quali hanno le auto ecologiche, che non significa auto elettriche, auto ecologiche significa anche auto a metano e auto ibride, e tutti, che sono sempre di più. GPL no. Mi sembra che GPL. Però non mi ricordo. Ci informeremo. Informati, ma non mi ricordo bene. Sì. Perché io di macchina non è che mi intendo. No, giusto per dare delle risposte, insomma, chi chiede. Ho una macchina di 15 anni fa, io. Non la uso mai, però. Cioè. Allora, quindi, che sono sempre di più, stanno aumentando esponenzialmente, quindi ci sono sempre più cittadini, sempre più famiglie, che grazie al fatto che ricambiano il loro parco auto, ok, hanno il parcheggio gratuito, tutto l'anno, dappertutto, anche nelle strisce blu. Questa è la linea che abbiamo voluto adottare. La cosa più importante che stiamo preparando è quella che è la riforma del piano urbano della mobilità sostenibile. Ovvero, noi abbiamo dato incarico alla società specializzata di Perugia, che lo ha già fatto a Verona, lo ha già fatto a Trieste, mi sembra l'abbia già fatto a Brescia, adesso sto parlando, ma queste sono le città che mi ricordo, hanno già fatto questo piano dove vanno a studiare la mobilità, il traffico, dove sono i nodi di traffico principale, gli orari di traffico principale. Ci stanno facendo uno studio scientifico, ok? Perché non è che prendo delle decisioni così a muzzo, cioè mi alzo la mattina, cioè cambiamo sta viabilità, mandiamo senso unico di qui, facciamo doppio senso di là, cioè ci deve essere una ragione per cui fai queste cose qua, no? Sulla base degli studi che stanno facendo, li stiamo continuando a incontrare, e il piano sarà definitivamente approvato, penso pronto, verso la fine dell'anno. Abbiamo identificato 4 assi di intervento. Il primo è la realizzazione di 11 nuove rotonde in città, laddove ci sono incroci a più alta incidentalità o traffico, per rendere più fruibile il traffico. Il secondo è intervenire sull'area intorno alla stazione, che negli orari di punta, sia in ingresso, sia la mattina, sia in uscita, quindi la sera, sono più congestionati dal passaggio delle autovetture. Lì c'è un grosso progetto che abbiamo in mente, che è quello di un passaggio sotterraneo, quindi non un ponte, ma un sottopasso nell'area di via Leonardo da Vinci, cioè dietro la stazione, perché nessuno ci ha mai pensato, manco io ci avevo mai pensato. Ma perché le macchine passano tutte davanti alla stazione negli orari di punta? Per andare in Corso della Vittoria, potrebbero passare da dietro dalla stazione, cioè da via Leonardo da Vinci, e vanno direttamente in Corso della Vittoria. Non passano di là perché sono due passaggi a livello e molto spesso trovano chiuso, e quindi non rendono fruibile il traffico. Negli orari di punta intorno alla stazione c'è la maggior concentrazione di traffico della città, oltre negli orari di punta nell'ingresso da nord, da est e da sud. E da sud, sì. Ok? Allora, quella è un'altra opera che dobbiamo fare, ma costa tanto, costa circa 12 milioni e mezzo di euro. Le 11 rotonde costano circa 3 milioni di euro. Complessivamente. Quindi, per sgravare il più possibile il traffico sull'asse nord-sud, anche in previsione, guarda, sto dando un'anticipazione, non ne ho ancora parlato con nessuno di sta roba qua, anche per sgravare un po' il collegamento tra nord e sud, anche su quello che diventerà anche l'area della città della scienza e della salute, cioè nell'area sud della città, a sud-ovest della città, l'idea è quella di creare una sorta di tranvia che è elettrica, come una metropolitana di superficie, con una frequenza di passaggio di 10 minuti. Quindi uno su quest'asse qua, da nord, che passa in centro. Da nord, quindi quartiere nord? Da Corso Risorgimento, Corso della Vittoria. Okay. Ok. E arriva in centro storico? Arriva in centro e prosegue e va verso sud. Verso sud. Okay. Questa tranvia, con ovviamente, diciamo così, che va elettricamente, con un tram, si stacca in centro, perché non puoi fare il tram in centro, perché da un punto di vista proprio infrastrutturale è difficile. Logistico. Va
va a batteria, poi si riattacca dopo il centro e continua fino all'area di quello che diventerà il futuro ospedale. Sta roba qui, anche questa costa un bel po' di milioni. Hai un bel cantiere, un bel po' di milioni. Sì, ma ti sgrava molto, perché chiunque voglia non passare in auto ed entrare in auto Novara può lasciarla veramente in periferia Novara, nei parcheggi di interscambio, tanto sa che c'è un mezzo che ti passa ogni 10 minuti. Quello è il tema vero. E le tempistiche più o meno di... Ci vorranno un sacco di anni per fare queste cose qui, voglio dire. Però se non le inizi non riuscirai mai a farle. Terza cosa. Quarta cosa, la ciclabilità su Novara. Allora, questo è un tema anche caldo, proprio perché tanti cittadini hanno lamentato piste che si interrompono, esatto, dove ci sono usurate, certo. Insomma, non bisogna... Noi abbiamo piste ciclabili a Novara a macchia di leopardo, diciamo, ok? Ci sono due anelli concentrici, che sono quelli del baluardo, più un altro. Abbiamo fatto la pista ciclabile di Via Galileo Galilei per collegare quella di Viale Giulio Cesare a Viale Allegra, però ci sono tanti pezzi che devono ancora essere collegati, quindi ci stanno preparando il piano delle piste ciclabili per collegare in maniera razionale questi anelli scientifica e razionale, come se fosse anche lì una metropolitana con la bicicletta, ok, con dei punti proprio di intersezione tra le varie asse viarie ciclabili, e questo costa anche questo molti, molti soldi, ma sono in fase di programmazione. Ora, tutta sta menata qua ci costa circa 30 milioni di euro. Quindi sarà nostra, diciamo così, la sfida vera sarà quella di trovare le risorse per poter fare tutto questo, ovviamente cercando di entrare in quei canali di finanziamento di tipo ambientale che in questo momento, diciamo così, sono visti bene dal governo, perché ci arrivano dall'Europa sul recovery plan. Sulle ciclabili, che sono da manutenere, faccio presente che abbiamo già messo i soldi nel 2021, quindi partiranno i lavori o in autunno o in primavera, a seconda dei tempi dei bandi, per fare la manutenzione di tutte le ciclabili della città, con riasfaltatura della ciclabile e ritinteggiatura della segnaletica orizzontale. Ultima cosa, sulla qualità dell'aria. Noi abbiamo una qualità dell'aria, perché siamo a Novara, che sta dentro la pianura padana, e tutta la pianura padana ha una qualità dell'aria pessima, tant'è che noi siamo sottoposti all'accordo cosiddetto padano, dove tu devi, se c'è lo sforamento del PM10 per 8 giorni consecutivi, dire a determinate autovetture diesel di fermarsi. Non è che lo fa il comune, è un accordo interregionale, ok? Fatto col ministero, quindi siamo costretti a farlo, faremmo molto volentieri a meno di farlo, però per questo accordo siamo costretti a farlo. Allora, per migliorare però la qualità dell'aria c'è anche un altro metodo, che è quello di tirare via le tante caldaiette che ancora caratterizzano tanti appartamenti e condomini della nostra città. Per fare questo bisogna fare il teleriscaldamento, ecco perché nello scorso mandato abbiamo fatto un nuovo regolamento. In questo momento ci sono già due proposte per fare il teleriscaldamento a Novara. Cosa ti consente di fare il teleriscaldamento? Che metti tubi sottoterra, c'hai una specie di caldaione che, se è alimentato da energie che tu vai a recuperare, non devi neanche scaldare nuova energia, ok? Quindi non inquini l'aria. E tiri via le caldaiette, perché questo caldaione ti scalda l'acqua per tutti i condomini. Quindi in pratica i condomini avranno poi in quel momento lì la possibilità di allacciarsi a questo nuovo sistema, di non avere più spese di manutenzione per le caldaie, okay. Queste cose. E avranno anche un costo energetico inferiore, leggermente. E questo quindi è in cantiere, o una cosa che vedremo? No, hanno già presentato le proposte. Quindi ovviamente non è che noi decidiamo, te la diamo a te. Sarà una commissione che valuterà qual è la proposta migliore, dopodiché gli darà il via libera per fare l'investimento. Beh, insomma, ne avrai, di lavoro ne avrai. Ma ce n'è ancora tanto da fare. Certo. C'è ancora tanto da fare. Però abbiamo le idee chiare, abbiamo la visione di dove
deve andare e dove secondo noi è giusto che vada la nostra città, perché la nostra città è una città importante, sta diventando sempre più importante, continuano a guardarcela sempre con grande attenzione, sì. Tantissimi investitori, il che significa quindi che è una città interessante e di che grandi prospettive di sviluppo. Deve essere anche pronta ad accogliere, insomma, queste multinazionali, magari, o questi imprenditori che arrivano. Ultime domande flash, sempre 8 assessori, vedremo sempre 9 assessori, quindi un assessore in più. Non è in più, no. La legge mi consente di fare di 9 assessori. Okay. Nell'ultimo anno di mandato un assessore è andato via, quindi io non l'ho voluto sostituire per risparmiare e me lo sono caricato io nella sua delega. Però noi possiamo fare 9 assessori. 9 assessori. Per quello che riguarda la tua nuova squadra, come la vedi? La vedi più rinforzata, più debole, più forte rispetto a prima? Sbilanciati un po'. Ma guarda, adesso siamo in una fase in questi giorni proprio di interlocuzione con i vari partiti e le liste che hanno composto la maggioranza, che compongono la maggioranza. Non penso ci saranno particolari problemi, penso che la chiuderemo in pochi giorni. Ovviamente spero che ci sia una squadra che mi lavori soprattutto a tempo pieno, perché noi abbiamo bisogno di gente che si dedichi sostanzialmente a tempo pieno per la città. Quindi questo è il mio auspicio, quello che ho chiesto praticamente ai leader dei vari partiti e liste della coalizione. Ultima domanda flash, tema della sicurezza. Mm-hmm. È una cosa alla quale il blog Cittadino Vara è vicino e sensibile da moltissimi anni. Nell'ultimo periodo, dopo probabilmente la riapertura Covid, e ogni weekend RIS, interventi della polizia, situazioni sempre peggiori, più contorte, più difficili da gestire, le leggi che ti permettono di arrivare fino a un certo punto, gli agenti sono sempre con le mani legate. Tu cosa ne pensi di tutto questo? Come pensi che ci possa essere un aiuto da parte vostra? Ecco, perché quello è un tema legato più alle forze dell'ordine che al comune, chiaramente, ma il comune magari credo sia sensibile a tematiche di questo tipo. Primo, questo non è un problema di Novara, è un problema italiano, cioè in tutte le città d'Italia sta succedendo la stessa cosa. Le stesse cose. Quindi, io sento gli altri sindaci, i miei colleghi sono tutti disperati, anzi qui Novara è un po' meno, diciamo così, critico rispetto ad altre parti, ma questo non significa che sia comunque un problema che va affrontato. Secondo, perché prima non era così forte e adesso lo è? Si è amplificato adesso. Si è amplificato tantissimo. Io una mia idea ce l'ho ed è la seguente: gran parte di questi ragazzi che arrivano soprattutto dall'Interland novarese o dalle nostre periferie, e purtroppo bisogna dirlo, la gran parte sono, non soltanto, ma la gran parte sono extracomunitari, che ovviamente hanno fatto amicizia anche con gli italiani, che si trovano tra di loro certe volte anche per far rissa attraverso un sistema di chiamata alle armi via social. Via social, no. Via social. Con l'intento di fare arrivare i poliziotti per poi sfidarli. Sono persone, sì. Sono ragazzini che hanno 15-16 anni. 2 anni fa, prima del lockdown, avevano 14 anni. 13 anni e mezzo, 14. Quindi noi abbiamo gran parte di questi ragazzini che sono, diciamo così, passati da una fase preadolescenziale a una fase adolescenziale, stando in casa bloccati. Prima erano in un modo, sono stati in casa un anno e mezzo, adesso escono, sono stati in casa senza avere socializzazione nelle scuole o minor socializzazione nelle scuole, senza potersi trovare a sfogarsi a fare uno sport o facendo meno sport rispetto a prima. Si sono sentiti contenuti, spaventati anche, con grandi ansie loro per la situazione epidemiologica e sanitaria. E adesso sono come un tappo di champagne che esplode. Ovviamente non sono governati, con questo non voglio giustificarvi, attenzione, ci mancherebbe altro. Però uno si dice, ma perché prima non c'era questo fenomeno qui e adesso sta esplodendo in questo modo? E ci stiamo dando queste spiegazioni. Quindi come governarlo, come risolverlo? Ovviamente solo ed esclusivamente in due modi. Da una parte tu devi essere bravo a intercettare questi gruppi di ragazzi, noi li conosciamo già tutti, perché con la questura, grazie alla questura, grazie ai carabinieri, ovviamente con la collaborazione richiesta
ovviamente da loro alla nostra polizia locale, è stato fatto un lavoro di identificazione, di monitoraggio. Certo che non è che li puoi andare indietro tutto il giorno, ok? Però sappiamo quali sono i gruppi. Molti sono stati denunciati, qualcuno addirittura arrestato, anche se poi viene portato a un tribunale minore, a meno che non sia maggiorenne. Quindi la prima cosa è fare questo costante monitoraggio e anche andargli a parlare, dialogare, chiamare le famiglie, così come fa la questura, così come fanno i nostri servizi sociali. Questo è il primo aspetto. L'altro è quello di avere un atteggiamento assolutamente rigido nei confronti di coloro i quali violano le regole. Gran parte di questi ragazzi, per esempio, esplode e fa rissa la sera perché si ubriacano. E quindi c'è qualcuno che magari gli dà da bere in qualche locale. È notizia di pochi giorni fa che abbiamo che la questura, anche su forti segnalazioni nostre che arrivavano dalla lamentele dei cittadini, ha chiuso un locale qui in zona semicentrale, perché si addensavano lì tantissimi ragazzini minorenni, si riempivano di questi sciottini qui e poi si menavano. E questa cosa qui non può essere. Ho visto con i miei occhi. Non può essere. Però bisogna ovviamente organizzarle. Quindi ci passano qualche settimana prima che riesci a organizzarle bene queste cose. Ma la via è quella. Chi dà da bere ai minorenni, aiutandoli quindi a provocare risse e comportamenti contro, diciamo, che disturbano la quiete pubblica, che vanno nella direzione di disturbare le persone che vogliono viversi le loro serate serenamente, questi locali vanno chiusi. E continueremo su questa strada finché non capiranno che stanno sbagliando. Bene, insomma, Alessandro, intanto ti abbiamo spremuto con una spugna oggi. Ti abbiamo fatto dare anticipazioni, insomma, sì. Sei stato disponibilissimo, la cosa mi ha fatto molto piacere e tante risposte che tu hai dato a domande che io ti ho fatto sono state proprio in virtù del fatto che dei cittadini mi hanno chiesto che intenzioni ci fossero su varie argomentazioni, insomma, per il futuro, tu le hai date, io ti auguro un buon lavoro, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, grazie. Adesso vuoi bere un bicchiere d'acqua e magari tirare il fiato. Benissimo, allora, amici di cittadinovara.com, da Palazzo Cabrino, col sindaco Alessandro Canelli, che ringraziamo tanto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Vi diamo appuntamento alla prossima, rimanete sempre collegati con noi.